Speciale trekking urbano solidarietà per l'House of Flower di Kabul, che noi organizziamo sempre in primavera, insomma ci stiamo spostando vista insomma, la stagione verso giornate più clementi, che noi dedichiamo espressamente a questo orfanotrofio che sosteniamo da anni a Kabul. E quest'anno per offrire sempre qualcosa di diverso e quindi avere sempre più amici salernitani che partecipino e quindi di conseguenza sempre più fondi da mandare, abbiamo pensato a Una notte a Palazzo, prendendo in prestito dal film Una notte al museo, Palazzo Fruscione, quindi lo animeremo in compagnia di tanti amici attori, ballerini, insomma, e anche molti bambini abbiamo coinvolto, perché abbiamo pensato che essendo una cosa per bambini ci faceva piacere avere come partner dei bambini, quindi avremo l'orchestra sinfonica della scuola di Giffoni Sei Casali, un piccolo arciere che diciamo creerà un'atmosfera medievale, una bimba che leggerà fiabe medievali e tutto il palazzo per una notte si rianimerà. Occasione con trekking urbano e anche di valorizzare per un'altra volta Palazzo Fruscione. Sì, più in generale il trekking urbano è rivolto alla valorizzazione e alla conoscenza del nostro centro storico. Quest'anno, avendo la disponibilità del Palazzo Fruscione ristrutturato, è incentrato quasi completamente su Palazzo Fruscione, che sarà animato da una serie di attività performative di artisti di vario tipo. L'occasione primaverile del trekking urbano è dedicata alla solidarietà, a un asilo a Kabul. La partecipazione per venerdì 22 alle 20 al trekking è gratuita, ma naturalmente sarà chiesto a chi vorrà un dono, proprio perché l'iniziativa è dedicata alla beneficenza e al sostegno di questa meritoria iniziativa a Kabul.